ETG più sindaco, sindaco di Como Mario Landriscina, che approfitta anche degli ultimi secondi di sigla per ricontrollare gli appunti. Buonasera sindaco. Grazie, buonasera a voi tutti. In questi suoi appunti le risposte ai cittadini delle scorse puntate, delle domande... Abbiamo qualche arretrato. Esatto, sì. Rimaste in evase. Prima però, come sempre, un commento sull'attualità di questi giorni. In particolare si è parlato, ha fatto discutere il provvedimento di chiusura di via Milano nel weekend. Commercianti contrari a questo provvedimento, il Comune oggi ha detto comunque il provvedimento resta valido, pur nella forma sperimentale e flessibile che abbiamo visto nel weekend scorso. Sì, innanzitutto io sono stato in via Milano la settimana scorsa in occasione di una bella iniziativa che proprio i commercianti hanno voluto fortemente e che vi invito a andare a vedere, perché hanno allestito nel passaggio che si chiama, mi pare di ricordare, Ex Rosian, una serie di bellissimi presepi. Ho parlato con molti di loro, devo dire che mi hanno riservato un'accoglienza molto gradita, di questo li ringrazio sentitamente. Ci sono state queste poche giornate fino adesso di sperimentazione, alcune delle quali peraltro soggette a un adattamento estemporaneo, apri e chiudi. Non ho raccolto delle situazioni particolarmente critiche, oggi non l'ho visto, a dire la verità, perché sono stato in un altro incontro. So che sono stati forniti dei dati a cura degli assessorati competenti. Certamente accontentare tutti mi rendo conto che non è possibile e chiederemo come sempre delle conclusioni. Di volta in volta cerchiamo di fare tesoro di quello che impariamo, anche quando prendiamo qualche, come si dice, sportellata in faccia. Però per ora la situazione non ha destato particolari preoccupazioni e peraltro sono andato anche di persona a farmi qualche passeggiata negli orari serali del fine dello scorso fine settimana e di gente a piedi ne ho vista tanta, se devo dire la verità. Questo le dice è sufficiente motivo per... Beh, poi certamente lì nascono competizioni. Non abbiamo forse trovato la chiave di lettura migliore, però ogni tanto bisogna anche provare a sperimentare e a saper cambiare adattandosi di volta in volta. Peraltro poi ci sono state anche ieri sera delle polemiche in Consiglio Comunale riguardo al fatto che la città non è in grado di accogliere così tanta gente nel periodo di Natale, può essere un problema indubbiamente. Devo dire che noi tutto quello che potevamo mettere in campo sulla possibilità alternativa di mobilità l'abbiamo fatto, l'anno scorso ha avuto anche un buon successo, i dati dell'autosilo Valmulini di quest'ultimo fine settimana mi incoraggiano a pensare che progressivamente, questo messaggio lo lancio anche approfittando della vostra accoglienza e disponibilità, venite con mezzi pubblici, almeno evitiamo il problema del traffico che indubbiamente crea dei problemi. Però c'è anche da dire che questo è anche lavoro per i nostri commercianti, al di là dei disagi segnatamente della via Milano di cui si parlava, il lavoro dei nostri commercianti è anche lavoro delle persone che poi vengono assunte per fare questo tipo di prestazioni. Certo, quindi nasce comunque un indotto, non possiamo certamente indugiare troppo. Migliorare, beh, la tendenza la vorremmo avere. Sindaco, tra poco le lascio modo e spazio per rispondere prima, però dato che abbiamo sempre un gruppo di telespettatori, ed è ovviamente cosa gradita, che ha particolare attenzione sullo stadio, ha particolarmente a cuore la situazione Stadio Sinigaglia, ne approfittiamo per un aggiornamento. Sì, grazie, volentieri. Noi stiamo davvero lavorando in maniera intensa con la società Calcio Como. E anche ieri sera in Consiglio Comunale ci è stata chiesta ragione di a che punto siamo con questa serie di contatti e posso ribadire anche pubblicamente, per chi non avesse avuto la possibilità di ascoltare in diretta il Consiglio Comunale, che ci sono dei temi immediati di cui ieri sera non si è parlati che stiamo sviluppando proprio con la società punto a punto, si può dire. C'è questo problema, come lo affrontiamo, quest'altro come lo affrontiamo. Singole situazioni da ci siamo aggiustare. Incontrati pochi giorni fa, devo dire con soddisfazione reciproca, chiaramente loro spingono per risolvere più presto delle cose, noi non è che non le vogliamo risolvere, ma vanno messe poi in fila con tutte le altre cose da risolvere. E poi sulla prospettiva sono cautamente ottimista, perché finché non si vedono le cose scritte, e a oggi è bene dirlo a tutti i nostri telespettatori, di cose scritte non ce ne sono, ma non perché manchino degli interessi. L'obiettivo è quello di rimettere una zona riqualificandola a disposizione della città nel suo complesso e vi posso garantire che non è proprio semplice farlo. Però se l'intento è sapere se stiamo lavorando con la società, sì, ricordo, visto che lei me ne offre l'occasione, che anche grazie al supporto di quel settore
importante che l'Agenzia delle Entrate ci è stato assicurato che avremo i valori su cui trattare entro il mese di gennaio, magari anche prima, perché il lavoro richiede anche del tempo, non è che si può darmi la perizia, te la faccio domani mattina. Sulla base di quello comincerà un altro lavoro che sarà molto importante. Però se il tema è abbiamo una prospettiva, spero proprio di sì, ed è una prospettiva importante. Come su altre cose stiamo lavorando, pian piano ve le diremo, non voglio fare quello che tiene le notizie in pancia, ma come ho ripetuto altre volte cerco di spenderle quando c'è un po' di sostanza. Passiamo alle risposte della scorsa settimana, delle scorse puntate. Tra pochi minuti ovviamente apriamo i telefoni, iniziate a segnarvi il numero 031-33-00655 per chiamare in diretta, 335-70-84-396 per un messaggio WhatsApp. Tanti ne sono arrivati e ne leggeremo alcuni nel corso della puntata. Prima le risposte, Sindaco. Devo ribadirne una che già l'assessore Negretti la settimana scorsa ha puntualmente evaso, che era il tema delle frequentazioni un po' così turbolente o fastidiose della biblioteca. Era già stato annunciato, viene confermato, ci sono stati degli interventi puntuali della polizia locale in termini preventivi e qualche volta purtroppo anche repressivi. Il problema esiste, stiamo cercando anche questo di monitorarlo tra i tanti. Un tema piccolino, si era segnalato un pozzetto sporgente verso il passaggio pedonale di Piazza San Rocco, verrà fatto l'intervento. Poi via Manara, mi ero preso la briga alcune settimane fa, puntualmente ci è stato ribadita la necessità della riasfaltatura. Posso assicurare che i lavori sono previsti, credo tutti abbiano visto le settimane scorse come siamo stati tempestati dal maltempo, forse non c'era proprio tempesta, ma insomma tanta acqua che ci ha dato tanti problemi sulle strade, tra l'altro. Cedimenti, via Legeno, via Carso. Dovunque, buche, non solo a Como, perché sennò saremmo proprio segnati dal destino, però questo è un problema che ci tocca, ma i lavori in via Manara mi è stato assicurato che verranno fatti. Ora, certamente asfaltare con le temperature basse o col maltempo è buttare via i soldi, io mi rendo conto che sono decenni forse che li aspettano, ma saranno finalmente ristorati anche i nostri cittadini di via Manara. Poi c'era un tema che riguardava gli orti a Taverna, questo è stato segnalato la settimana scorsa. Faremo dei controlli perché presso questi orti che sono comunali e vengono resi disponibili, qui c'è un po' di malacura da parte di taluni che lamentano in sostanza che vengono utilizzati per una serie di cose non esattamente confacenti, deposito di materiali di vario tipo, animali da cortile che razzolano. Faremo i controlli, però sarebbe bello che quando un bene viene affidato in gestione diretta ai cittadini ne avessero cura e lo sentissero suo, anche perché lo sentissero loro, anche perché è dei cittadini di questa fatto zona. Un problema grosso di cui mi ero preso cura, ho già risposto, ma devo confermare che purtroppo la soluzione non sarà semplicissima, ma domani o dopo mi incontrerò con i settori competenti, e quello dell'illuminazione via Dipendenza, via Diez. Sono stato a vedere, perché è giusto anche portare gli uffici a toccare con mano, a cominciare dal sindaco. Il problema è grosso e non sarà di facile soluzione. Si sta studiando una soluzione alternativa per dare un'illuminazione alternativa a quella, diciamo, ordinaria. Non sarà facile, ma ci proveremo, che è lo stesso tema che qualcuno mi ha sollecitato nella zona di Piazza San Rocco e limitrofi. Ci sono degli aspetti sui, come si dice, sui cavidotti, sul fatto dove passano le tubature che alimentano questa cosa, che non è, da un lato rendono non facile l'individuazione del problema, dall'altro vuol dire che non si può tirare su tutta la strada per risolvere magari il singolo lampione, perché diventa antieconomico, ma il problema esiste. Poi, via Canturina, piazza Camerlata, via Turati, tombini otturati o intasati e due più bassi. La pulizia, posso assicurare che verrà fatta, ma anche qui, siccome la pulizia si fa con delle macchine particolari, delle speciali idropulitrici, non credo che sarà possibile farli a breve, perché c'è sempre il fattore invernale che incombe e che controindica questo tipo di soluzione. Per quello che riguarda la salita dei Cappuccini, è stato segnalato più volte, posso assicurare, perché l'ho richiesto ancora ieri in giornata ed era tornato anche in precedenza, che i marciapiedi di salita dei Cappuccini, che è veramente in condizioni, devo riconoscere, utilizzo il termine
inesistente e penoso. Si farà, ma si farà l'anno venturo, perché va progettato, è in corso la progettazione e poi è stanziata già una somma di 260.000 euro per intervenire su quella particolare situazione di disagio. C'era ancora un'ulteriore segnalazione sull'eliminazione dei marciapiedi di via Anzani dal civico 1 al civico 17. Ahimè, i nostri cittadini sono dei notai di puntuale rigore, è vero. Questo intervento, che come dicevo è stato confermato, non è tanto un problema di impianto, ma della vetustà dell'impianto e della sua insufficienza. Ci sono dei gran coni d'ombra che danno fastidio. Cercheremo, come si suol dire in queste case, di metterci una pezza. Anche qui, fino a quando non avremo in mano la situazione definitiva e finalmente l'affidamento delle opere per la nuova illuminazione, che continuo a dirvi che è in corso, ma non per tirarla lunga, perché i tempi sono questi che sono richiesti, avremo qualche disagio. Vediamo se si può fare a spot quel singolo intervento. Sindaco, dobbiamo leggere due segnalazioni, sono arrivati tanti messaggi, almeno 20-25 ne vedo sul tablet, ma ne stanno arrivando ancora, ad alcune abbiamo già risposto chiacchierando delle vicende di attualità più stretta. Ci tengo a leggere due segnalazioni, una perché riguarda dei rifiuti, ma questo credo che, anzi invito la cittadina a segnalare il problema all'agenzia che si occupa dei rifiuti. Uno schienale di divano, addirittura un rifiuto molto ingombrante, scrive Michele, abbandonato da 2 settimane in via Collina a Rebbio. In questo caso presumo, sindaco, che si debba chiamare la società di rifiuti. Sì, però c'è un servizio che si pone anche a disposizione per questi rifiuti ingombranti. Eppure, via Collina ha un civico. Via Collina a Rebbio. Non viene specificato il civico. Ecco, se posso invitare i nostri telespettatori e telespettatrici, quando fate questa segnalazione datemi il più possibile un orientamento circostanziato in modo che facciamo un intervento mirato. Preciso. Poi la via Collina per fortuna non è un'autostrada di 100 km, però se riusciamo ad andare subito, però mi permetterà la solita riflessione, cioè abbandonare uno schienale di divano, esatto, bisogna impegnarsi tanto proprio. È un divano. Ecco. Con tutto quello che ne consegue. E ancora una segnalazione, siamo in via Tibaldi, a Tavernola, quindi, sì, prima della farmacia, c'è una perdita d'acqua sulla strada, scrive il cittadino. Adesso non è un problema, ma con il freddo inizia a diventare un problema perché la strada ghiaccia a causa di questa perdita. Importante questa segnalazione. E diventa un pericolo soprattutto per i motociclisti. Quindi, grazie, perché magari agli uffici non è stato segnalato, ma lo provvediamo a farlo domani stesso e va fatto un intervento di ripristino immediato. Abbiamo in previsione temperature di diminuzione e quindi è opportuno. Allora, pubblicità, ci vediamo qualche istante, tra poco apriamo le linee per consentirvi di parlare in diretta con il sindaco, a tra poco. Siete davvero in tanti a scriverci per comunicare qualcosa al sindaco, alcuni messaggi riusciamo a leggerli, ovviamente non possiamo leggerli tutti, ma comunque ne daremo traccia di quelli principali, quantomeno all'amministrazione. Apriamo le linee in questo momento, 031-3300-655 per chiamarci in diretta. E subito la prima telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera a lei, sono Massimo. Buonasera Massimo, sindaco l'ascolta. Buonasera, dica pure a lei. Grazie, buonasera signor sindaco, dottor Landricina. Ha toccato un tasto che è quello dell'illuminazione. Sì. Bisognerebbe sensibilizzare la popolazione di Como, perché c'è un numero da chiamare che è l'800-901-050. Segnalando la posizione e segnalando i numeri che ci sono sotto ogni lampione, intervengono. La ringrazio di questo assist, molto gradito peraltro, però purtroppo devo dirle che le strade ordinarie come questo spesso non vengono forse recepite dai nostri concittadini, quindi l'importante è che arrivi la segnalazione, però mi pare importante ribadire quello che lei ha appena segnalato. Fermo restando. Vorrei aggiungere una cosa. Sì. La via Volta, dove c'è la questura,
cioè dove c'è la prefettura, scusi, è stata al buio per almeno un mese l'anno scorso. E nemmeno i signori della prefettura hanno segnalato evidentemente questa situazione. Beh, se non lo fa la prefettura, speriamo che i cittadini siano un po' più solerti. Magari era solo un atteggiamento bonario per evitarci altro affanno. Però i cittadini, come dimostra questa trasmissione, sono molto solerti e la ringrazio di essere altrettanto solerte e puntuale nella segnalazione. La rete dell'illuminazione civica si sviluppa su qualche centinaio di chilometri di strade urbane ed è inevitabile, certo, che succeda. Speriamo arrivi presto il momento, ecco, nella città di Volta, di vedere una nuova illuminazione. Restando il tema, visto che c'è la città dei Balocchi e c'è tutta la città illuminata e voi avete un contratto con chi gestisce, non sarebbe neanche un male pulirli questi lampioni che sono pieni di insetti. Sì, anche questo tema è stato segnalato perché ci si depositano all'interno e si vede benissimo anche passandoci sotto. Non credo sia, se devo dire la verità, una possibilità di andare a richiedere a chi gestisce la città di Balocchi di fare anche questa cosa, per essere puntuali. No, lo dobbiamo non fare la città noi. Dei Balocchi, io dico chi ha un contratto avrà un contratto anche che prevede... La manutenzione, lei dice. Chiaro. Ah, certo, però lei sa, e mi dà l'occasione per ribadirlo, che una parte dei pali luci dei rispettivi punti di illuminazione sono a carico del comune, parte di Enel Luce e poi c'è ancora qualcosa d'altro. E tutte le volte è una partita a domino, ma usciremo da questa cosa. Io la ringrazio per la telefonata. Ho un altro piccolo argomento. Al volo, per dobbiamo lasciare spazio a tutti, dica. L'argomento è semplicemente quello dei parcheggi e dei permessi disabili. Sì. Como sembra una città piena di disabili. Non è molto corretto che tutti possano lasciare con un permesso disabile la macchina per giorni, per mesi, per tutto l'anno, in qualsiasi posto, quando anche andando a Sant'Anna, mi corregga il sindaco, se lei parcheggia la macchina e la lascia più di 10 minuti, arriva un vigile e dice lasci libero il posto a qualcun altro, no? Beh, però ridurre, mi scusi, però ridurre le agevolazioni sacrosante per i disabili mi sembrerebbe, però mi sembrerebbe una questione veramente... Sono d'accordo con l'osservazione che adesso fa il nostro moderatore, però le posso dire questo, che proprio a tutela dei disabili c'è un'operazione in corso per vedere chi abusa di questi permessi. Il disabile ha una norma che lo tutela e noi la dobbiamo scientemente e volutamente rispettare. Questa norma. Dopodiché ci sono quelli che ne abusano e forse sono quelli che magari danno fastidio e occupano anche posti che non devono occupare. Ecco, sugli abusi perfettamente d'accordo col sindaco e con lei, che vanno puniti senza alcun tipo di sconto. Grazie per l'intervento e buonasera. Dico semplicemente che chi ha un posto auto pagato al... Sì, ma mi riferivo proprio a quello, signor Massimo. Stiamo verificando esattamente questa cosa, sarà un lavoro lunghetto, ma la polizia locale, come si dice, è sul pezzo. Ha ribadito un concetto che mi è chiaro, procederemo. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Prossima telefonata. Allora, nel frattempo sono arrivati diversi messaggi, alcuni anche riguardano l'illuminazione di cui parlava il telespettatore, zone diciamo segnalate come poco illuminate. Avete anche sentito il consiglio del nostro telespettatore di segnalare. C'è anche poi il problema delle piante che coprono l'illuminazione, in parte ci stiamo pensando noi, in parte ci devono pensare i privati. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono Simone. Buonasera a lei. La chiamo anche io riguardo l'illuminazione delle strade della città, ecco. Più che altro, principalmente, la zona di Rebbio. Non ho capito, mi scusi. La zona di Rebbio, le dice, sì. La zona di Rebbio, sì. Allora, precisamente Viale di Vittorio, Via Palma, Via Cecilio, poi ci sarebbe anche Via Clemente XIII, che è la rampa che fa... l'inceneritore. Praticamente ci sono un bel po' di lampioni che non funzionano. Bene la segnalazione, andiamo a verificare. Allora, io ho già mesi addietro segnalato il tutto anche tramite internet al comune.
Non ha avuto conforto? Allora, praticamente l'addetto giustamente mi ha riferito di aver girato la segnalazione all'impresa che si occupa delle luci. Beh, gliela rigiriamo volentieri, speriamo. Raccogliamo di nuovo la segnalazione, l'abbiamo già. Mi diceva via di Vittorio, via Cecilio? Via Cecilio e via Clemente XIII soprattutto, perché ci sono via, più della metà di Clemente XIII. Sì, sì. Praticamente ci sono più della metà dei lampioni che non funzionano in via Clemente XIII soprattutto. Benissimo, cioè benissimo no, benissimo la segnalazione. Sì. Non sono per niente contento della notizia. Segnalazione raccolta, la ringrazio per la telefonata. Grazie Simone, buonasera. Buonasera. Avanti con le telefonate, ci dicono anche la scalinata delle caserme, l'illuminazione è carente, quindi aggiungiamo anche questa zona. Quindi via Anzani, intendici? La scalinata delle caserme, scalinata. È quella da via Napoleone. Allora. Esattamente. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dica pure. Allora, il sindaco, vorrei parlare col sindaco. L'ascolto, buonasera. Buonasera. Senta, sindaco, io sono un abitante di Reggio. Appunto, avendo un cane, partendo dal parco, diciamo, ci sono tutti i lampioni rotti, non c'è luce. Adesso... Di che via stiamo parlando, signora? Lei parla del Parco Negretti? Da Piazzale Negretti, sì. Verso che direzione? Andando in su, dove si portano i cani. Riesce a dirci il nome della via, signora? Così l'aggiungiamo. Piazzale Negretti. Dal Parco Negretti? Sì, questo l'ho capito bene. Però la direzione ci manca. Il parco. Sì, abbiamo non ha ben presente la direzione, però abbiamo capito dal Parco Negretti comunque ancora un'altra segnalazione su Rebbio, quindi evidentemente il problema insiste, sì. Particolarmente sul quartiere. Perché si portano i cani lì alle 5:30, è già buio. Chiaro. Certo, chiaro, è già buio. Chiaro, un gioco di parole, ma purtroppo non è. Signora, grazie mille per la segnalazione, buona serata. Grazie signora, vediamo di capire dov'è bene questo... Però le segnalazioni su Rebbio a questo punto si moltiplicano, forse su Rebbio c'è un problema più evidente rispetto ad altre. Credo che abbiamo anche altre zone in sofferenza, però stasera predomina quest'area Rebbio, della città. Pronto, buonasera, un'altra telefonata, dica pure. Pronto. Buonasera. 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 Dica signora. Ma con chi sto parlando? Col sindaco, la sta ascoltando, dica pure, l'ascolta il sindaco. Ascolti, io volevo domandare, buonasera signor sindaco. Buonasera. Io signora. Volevo domandare una cosa, ma il cimitero di Lora, sì? Che avete fatto tutti i paletti lì, ma ci sono solamente 4 parcheggi per le macchine. Ha ragione. Sentiamo la risposta. Signora, devo chiudere perché mancano pochi secondi. Sentiamo la risposta. Grazie, buonasera. La risposta per ora è un po' lapidaria. Eravamo già entrati sul tema l'altra volta, tant'è che avevo ringraziato anche la Croce Rossa, che ha la sede lì vicino, di aver reso disponibili dei parcheggi in occasione proprio delle festività dei defunti. E credo che lì siano state fatte delle scelte tecniche che adesso vado a riapprofondire e daremo risposta alla signora, e non solo, perché tutti lamentano una carenza di posteggio. Però le aree disponibili nei dintorni sono queste. Andiamo a riapprofondire adesso. Illuminazione in primo piano, ma non solo, quindi direi che le risposte settimana prossima. E diciamo che sono tanti piccolissimi problemi, alcuni non proprio piccoli, perché l'illuminazione è un tema piuttosto importante, e che i cittadini fanno propri e portano in evidenza. Vediamo di dare dei riscontri. A volte diamo dei riscontri che danno delle soluzioni anche in tempi medio brevi, altre volte daremo qualche dispiacere. Però le bugie cerchiamo di non dirle. E le risposte arriveranno settimana prossima a questi quesiti, perché ci troveremo qui ancora con lei, sindaco, per un'altra puntata. Grazie. Speriamo di portare qualche regalo di Natale. Grazie a lei. Grazie. E grazie a chi ci ha seguito. Buona serata.